Servirà un'intera cassa di frutta. Fresco di giornata. Barnius Junius ha spazzato via molte delle nostre provviste. Tanto pesce fresco per te. Il tizio è arrivato da Ponte del Drago. Giù al porto. Ci sono diversi posti buoni. Basta stare alla larga dai lavoratori della compagnia dell'Impero Orientale e da quei banditi dell'Onda Rossa. Svari, sì. È stato un duro colpo per lei. Le manca tanto suo zio. Ho cercato di spiegarle che Rogvir aveva sbagliato e che siamo tutti responsabili delle nostre azioni. Ma per una bambina è difficile comprendere una cosa del genere. Tutto quello che vedi, in senso letterale. Vino speziato. Questi sono tempi duri. Non abbassare la guardia là fuori. Lady Etia dice che la mia voce è seconda solo alla sua. Però secondo me le cose non stanno così. In pochi possono resistere ai miei incanti. E meno ancora ne sono degni. Non è che hai un po' di tempo per fare una corsa al porto, vero? Ho un carico di spezie bloccato dalla compagnia dell'Impero Orientale. E ho bisogno che qualcuno li convinca a sbloccarlo. Bene, torna da me quando ce l'avrai fatta. Andiamo e ti ricompenserò migliore. In qualche modo. Fresco di giornata. Sono adeguate. Essere sincera, dipendo dal giro d'affari legato al rito della cremazione di Re Olaf, ma quest'anno non credo che si terrà. Si tratta di una grande sagra annuale organizzata dai bardi. Bruciano un'effigie di Re Olaf, un vero spasso. I bardi distribuiscono vino speziato durante la sagra. Così piazzano sempre un ordine molto importante. E anche dopo, per diverse settimane, la richiesta non accenna a calare. Però, dopo la morte del re dei re, Thorig, la sagra è stata considerata inopportuna. Sembra proprio che quest'anno non si svolgerà. Oh, sì. È una ricetta segreta di famiglia. L'unica cosa buona mai fatta da mio padre, Octiv. Guarda, viene così buono che in tutta Skyrim nessuno prova a prepararne dell'altro. Tutto quello che vedi, in senso letterale. Che la fortuna ti assista là fuori. Questo non è un bel momento per pagare per Skyrim. Lady Etia dice che la mia voce è seconda solo alla sua. Però secondo me le cose non stanno così. Secondo me una bella mela ti farebbe bene. O magari un pomodoro, o un cavolo, o un porro. Esatto. Poco tempo fa si è fermato da queste parti un messaggero proveniente dal Ponte del Drago e diretto al Palazzo Blu. Era molto nervoso, accennando in qualche modo alla necessità di chiedere aiuto. Ho i miei metodi, ma ultimamente non è facile. I predoni del Sangue Nero stanno saccheggiando le navi al largo della costa. Ormai non si contano più i feriti nelle loro scorribande. Da un'occhiata. Torna quando avrai deciso come spendere il tuo denaro. Il papà dice che non rivedrò più Rogvir, ma non mi spiega il perché. Ehi, vuoi giocare a ce l'hai? 5, 4, 3, 2, 1, via! Sparisci! Che lumaca! Non mi prenderai! Oh!
papà dice che sono socievole, proprio come lui. Dice che significa spiritosa, ma mio fratello dice che si sbaglia. Ehi, vuoi giocare a Celai? Ehi, vuoi giocare con me? Sul serio? Perfetto, scegli pure. Celai o nascondino? Conosco tutti i nascondigli migliori. Non hai speranze. Rimani lì e conta fino a 10. E non sbirciare. Iniziamo? Bene, via! Mi hai presa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pronti o no? Arrivo! Ho molto da fare. Di che cosa hai bisogno? Hai bisogno di qualcosa? Dato Oziare. Spero tu stia bene. I viaggiatori come te devono avere un gran numero di storie da raccontare, ma temo di essere troppo occupato per ascoltarle. I bisogni degli imperiali sembrano senza fine, ma come posso aiutarti? In questo periodo non ho praticamente tempo per fare altro. Gli uomini che si addestrano qui a Solitude e le truppe sul campo hanno bisogno di armi e corazze. Dovresti pensare ad arruolarti. Hanno bisogno di ogni braccio disponibile. Bah, a essere onesti no. Ma il re dei re Torig li sostiene. E ora anche Lady Elisif è dalla loro parte. Si può dire che io sia un uomo del re, in fondo. Immagino che oggi si dica uomo dello Jarl. Sono fedele a Solitude, e dunque obbedisco agli ordini dello Jarl Elisif. Penso che lo farei, se non ci fosse mio figlio. E mia moglie.
Oh, Saima me la farebbe pagare se anche solo suggerissi l'idea di mettere piede su un campo di battaglia. Credi che i manto della tempesta e i legionari siano pericolosi? Torna ogni volta che ti servono armi o corazze. La mia forgia non si ferma mai. Al contrario tuo, io non amo i vestiti appariscenti. Mi è giunta voce che da radiose vesti ci sia una vasta scelta. Sembra ci sia sempre altro da fare. Sono felice che tu abbia deciso di venirci a trovare. Sono passato a vedere, sì. Non so se hanno fatto bene a ucciderlo per quello che ha fatto, ma lascia che ti dica una cosa. Non sarebbe accaduto a una persona più tranquilla. Ascolta, io e Rogvir siamo cresciuti insieme. Eravamo noi, pochi altri e Vivienne. Vivienne Onis. Non so il perché, ma un giorno dissi a Rogvir che lei mi piaceva. Sono stato uno stupido. Da allora mi prende in giro continuamente. Da allora, ogni volta che io e Vivienne eravamo vicini, lui faceva in modo di umiliarmi. Mi picchiava, mi versava l'idromele in testa, di tutto. Una volta mi ha anche infilato un alveare nel letto. Eravamo piccoli, certo, ma Rogvir non ha mai smesso di essere infantile, né ha perso la sua crudeltà. Quindi parlare di lui come di un Nord onorevole è una vera follia. Avevo comunque finito di parlare. Che il dì tuo fatale, rideremo di te. Siamo i figli di... È bello quando in città arriva qualche volto nuovo. Scommetto che hai affrontato innumerevoli avventure. Troveremo l'onore. Ma la terra è la nostra e mai esiteremo. Il cuor del nemico marcerà nel terreno. Preparati. È vero, potrei sembrare uno spadaccino coraggioso, ma in realtà preferisco usare l'intelligenza piuttosto che combattere.